Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video della serie Making of delle nostre armi preferite. Prima di iniziare voglio come al solito ringraziarvi per tutto il supporto che state dando alla serie e per tutte le armi che mi state consigliando e vi invito quindi a propormi sempre nuovi soggetti da realizzare nei commenti su Instagram. A tal proposito oggi voglio proporvi una cosa. Dato che, come chi ci segue su Instagram già sa, sono molto avanti con le armi rispetto ai video che stanno uscendo, voglio lanciarvi una sfida. Se questo video raggiunge i 50 like entro venerdì, sabato alle 14 uscirà niente poco di meno che il video sull'aculeo. Mi raccomando, io credo in voi e so che possiamo farcela, ma adesso andiamo subito a vedere cosa costruiremo oggi. Intanto, per chi non avesse visto i video precedenti in cui abbiamo realizzato il coltello da cacciatore, l'ultima parola e l'asso di picche, vi invito a recuperarli dalla scheda qui in alto, perché oggi, come avrete detto dal titolo, andremo ad affrontare un progetto un po' diverso. La prima arma che ho dovuto realizzare in più pezzi da assemblare. Sto parlando proprio del martello dei titani. Come al solito iniziamo quindi col disegnare il modello 2D che ci servirà da guida. Tuttavia, nel cercare un'immagine di partenza del martello, ho trovato una pagina di Bungie.net chiamata Portale di riferimento per gli artisti, il cui link vi lascio in descrizione. In questa pagina gli sviluppatori hanno racchiuso le prospettive e le dimensioni di tutti i tipi di arma presenti nel gioco, incluso proprio il nostro martello. Avendo quindi un profilo preciso, ho preferito stampare direttamente l'immagine del martello, seguendo le dimensioni riportate, e avere così un modello più affidabile. Una volta quindi stampati e ritagliati i vari pezzi, attacchiamoli con lo scotch, separando però stavolta la testa del martello dal manico. Questo perché i due pezzi hanno forme e dimensioni molto diverse, e dovendoli quindi realizzare in due modi differenti, ho preferito assemblarli in seguito. Fatto ciò, possiamo iniziare a sagomare la nostra arma. Iniziamo quindi a lavorare sulla testa del martello, che richiederà un po' più di tempo. La prima differenza importante da notare è il fatto che la testa è ovviamente molto più spessa del manico. Di conseguenza, per ottenere lo spessore giusto, ho ritagliato tre sagome dal pannello, per poi incollarle una sull'altra. Non vi preoccupate se non saranno proprio precise, perché andremo a rifinirle dopo. Mettiamo quindi un peso sui pezzi per farli aderire per bene, e attendendo che la colla si asciughi, passiamo al manico. Il manico del martello è molto semplice da realizzare, dato che è solamente cilindrico, con uno spunzone sul fondo. Partendo dalla sagoma di carta, ritagliamo quindi un pezzo di circa 5 cm più lungo, in modo da avere una parte da poter inserire poi nella testa. Fatto ciò, con i nostri amati taglierino e carta vetrata, iniziamo a sondare gli spigoli per ottenere una forma tonda, facendo ovviamente attenzione a lasciare un bordo sul fondo ed appuntire poi lo spunzone. Possiamo ora ritornare sulla testa, che sarà diventata un pezzo unico. La prima cosa che dobbiamo fare quindi sarà eliminare tutte le incongruenze tra i tre pannelli, tagliando le sporgenze con il taglierino e arrotondando il tutto con la carta vetrata. Vedrete che lavorando bene sugli spigoli, alla fine le linee tra un pezzo e l'altro saranno quasi impercettibili. Infine dovremo fare il foro per il manico sulla parte bassa della testa. Per inciderlo io mi sono fatto aiutare da un trapano e da una punta da legno. Tuttavia non c'è bisogno che il buco sia particolarmente preciso o definito. L'importante è che sia leggermente più stretto del diametro del manico, in modo da poterlo incastrare per bene. Finite quindi le forme dei nostri due pezzi, possiamo passare ai dettagli. Partendo quindi dalla testa, dovremmo praticare le incisioni per definire la testa di falco. Per farlo ci basterà seguire le linee della sagoma di carta con il taglierino, per poi approfondirle e inclinarle ai lati. Io ho usato ancora una volta la punta da Dremel, in modo da avere un solco di partenza per poi marcarlo e lavorarlo sui bordi con la carta vetrata. Un consiglio che posso darvi per fare questo tipo di dettagli allungati è quello di lavorare piegando il foglio di carta vetrata, in modo da arrotondarne il bordo e non rischiare di lasciare graffi. Le linee sulla testa non sono difficili, l'unico avvertimento che posso darvi è stare attenti a mantenere il disegno totale, ovvero se anche una linea non è perfetta, l'importante è che nell'insieme il disegno sia evidente. Inoltre, per quanto riguarda l'occhio, personalmente l'ho voluto calcare un po' di più in modo da farlo risaltare rispetto alle altre incisioni. Passando poi al manico, questo ha un pattern veramente molto particolare. L'intero pezzo è infatti diviso in rombi, e tra questi in particolare la linea centrale è leggermente in rilievo rispetto agli altri. Il problema più grande di questo tipo di disegni è rispettare la simmetria e incidere quindi tutti i rombi con i lati paralleli tra loro. Per evitare quindi di fare un ammasso di linee storte, ho preferito disegnare solo i rombi centrali, che comunque danno un bel effetto al manico. Fatto ciò, ci basterà incidere le linee sullo spunzone sul fondo, e i dettagli del martello saranno conclusi. Ci resta quindi solo la pittura per completare il tutto. Per dipingere quindi questo tipo di oggetti, che teoricamente dovrebbero essere interamente metallici, ho trovato un metodo tanto facile quanto efficace, che darà all'arma quell'aspetto di metallo rovinato dal tempo della battaglia. Prima di tutto dovremo quindi dare una mano uniforme di argento a tutta la superficie, riempendo per bene anche le incisioni. Una volta che la prima mano si sarà asciugata, mettiamo qualche goccia di vernice nera su un piattino e sporchiamoci quindi una spugnetta.
Così facendo ci basterà passare molto leggermente la spugna sullo strato di argento per dargli delle sfumature nero-grigiastre e ottenere un fantastico effetto metallico. A questo punto, atteso che anche il secondo strato di pittura si sia asciugato, possiamo unire i due pezzi, se serve fissandoli con una punta di colla, e il nostro martello da titano sarà completo. Ok ragazzi, quindi questo è il nostro martello. Io sono veramente molto soddisfatto, mi piace molto il risultato finale, soprattutto il discorso della texture, che con questa combinazione di argento e nero viene veramente un effetto molto molto figo. Vedete che la cosa bella è che viene questa sfumatura nera, ma nelle incisioni rimane l'argento, e quindi si crea questo contrasto che fa risaltare le incisioni e crea veramente un effetto molto molto figo. Anche il discorso dei pannelli incollati mi piace molto. Vedete che non si vede nemmeno tanto, se non qua la linea di separazione, perché con la colla non li ho attaccati proprio molto bene. Però devo dire che anche qua in questo punto, se non vedete il riflesso, non si vede più di tanto la linea di separazione. E mi piace veramente molto, anche perché è bello massiccio. Sperato, bello massiccio. E quindi ecco, io ragazzi come al solito vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consigliarci qua nei commenti nuove armi e nuove cose che volete vedere. E vi ricordo la sfida che vi ho lanciato a inizio video. Mi raccomando, arriviamo a questi 50 like, così sabato arriverà il video dell'aculeo che è qua. E qua potrei farvelo vedere da un momento all'altro, invece no. Dovete aspettare sabato e arrivare a 50 like. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.